Coronavirus e scontro tra l'assessore alla salute della provincia e il presidente dei medici Ioppi. Stefania Segnana cerca di scaricare le responsabilità. Duri i sindacati. Chieda scusa e si faccia da parte. Nelle ultime 24 ore si registra in Trentino un solo nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 675 tamponi effettuati. Purtroppo c'è anche un decesso. In Alto Adige zero contagi e niente morti anche oggi. Tremendo scontro frontale sulla tangenziale all'altezza di Lavis. Due persone sono state trasferite in gravi condizioni a Santa Chiara e si trovano in rianimazione. Ferita anche una bambina di 7 anni. Ha fatto giro del web il video arrivato dalle montagne sopra Spormaggiore, dove un ragazzo è riuscito a mantenere la calma nonostante dietro di lui ci fosse un plantigrado, allontanandosi piano piano. I tecnici del servizio foreste e fauna della provincia, comportamento corretto. Frecce tricolori sopra Trento in occasione della 74esima festa della Repubblica del 2 giugno. Niente parate, ma un giro d'Italia verde, bianco e rosso. Un tour che è partito proprio dal capoluogo trentino. 730 Online è il servizio offerto da Cafacli per fare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno puoi fotografare i tuoi documenti con il cellulare e consegnarli all'esperto fiscale comodamente da casa tua. Non devi compilare nessun modulo, non c'è nessun calcolo da fare, quindi non puoi fare errori. Prova la novità. L'iscrizione costa solo un euro. 730 Online di Cafacli. Incredibili vantaggi in un'unica soluzione. www.il730.online.